Ciao Yoji, Namaste! In questo nuovo breve tutorial vedremo insieme come entrare nel meglio dei modi possibile nelle torsioni sedute. Allora, ci sono tante torsioni sedute, tante varianti, ma quando facciamo una torsione dalla posizione seduta, essenzialmente sono tre le cose che dobbiamo rispettare: l'allungamento della nostra colonna sulla fase dell'inspiro, l'entrata in torsione sulla fase dell'espiro e mantenere le nostre spalle insieme alle clavicole piuttosto basse e lontane dalle orecchie e allineate su una stessa immaginaria linea. Pertanto, in questo tutorial, che vuole essere proprio un tutorial di approfondimento, di studio, vedremo insieme diverse torsioni sedute e vedremo appunto come questi tre principi fondamentali si ripetono sempre. Quindi, una volta che abbiamo capito questo, possiamo entrare correttamente in qualsiasi tipo di torsione seduta, ma soprattutto, e cosa molto più importante, possiamo goderne al pieno di tutti i benefici. Proprio perché se invece non rispettiamo l'allungamento della colonna sulla fase dell'inspiro ed entriamo bruscamente nella nostra torsione, possiamo anche creare dei danni alla nostra stessa colonna vertebrale. Quindi ecco perché ci tenevo a fare questo tutorial di approfondimento. Allora, la prima cosa che farò sarà farvi vedere la torsione da seduti. Io per comodità utilizzerò una fit ball, gym ball, swiss ball, che dir si voglia, ma a casa potete seguirmi anche accomodandovi, sedendovi su una qualsiasi sedia. Cercate di non sedervi troppo in profondità, quindi non appoggiate la schiena allo schienale, ma rimanete con i glutei sul sedile della sedia e sistemate bene i vostri piedi alla distanza delle anche, formando un angolo di circa 90 gradi con le vostre gambe. Ruoto indietro le spalle e la prima torsione semplice che possiamo fare è portare una mano, in questo caso la mia mano sinistra, all'esterno del ginocchio destro e con la mano destra posso andare a cercare lo schienale o in questo caso il lato posteriore della mia fit ball. Allora, anche in questa semplice torsione devo cercare di spingere un pochino il coccige in avanti per avere la mia colonna ben allineata. Quindi inspirando cerco di allineare la colonna ed espirando, mantenendo le spalle basse su una stessa linea e lontane dalle orecchie, entro nella mia torsione. Anche quando sarò nella torsione e respirerò, perché ovviamente non starò in apnea, ogni volta che inspiro mentalmente devo avere questa immagine, questa sensazione di allungamento della colonna e ogni volta che espiro, svuotando bene il ventre e i polmoni d'aria, devo sentire questa entrata più in profondità all'interno della torsione. Inspirando, ritorno al centro. Ve la faccio vedere dall'altro lato, quindi mi accomodo per bene, ruoto indietro le spalle. Le mie spalle devono rimanere lì anche durante la torsione, questo è molto importante. La colonna dritta, spingendo, ripeto, leggermente il coccige in avanti. Inspiro ed espirando, in questo caso porterò la mano destra all'esterno del ginocchio sinistro e la mano sinistra indietro. Anche una volta che sono entrata nella torsione, ogni volta che inspiro sento l'allungamento della colonna. E ogni volta che espiro ho l'opportunità di sgonfiare ventre e polmoni per entrare più in profondità nella torsione. Ed espirando ritorno al centro. Bene, lo stesso concetto quindi e lo stesso allineamento lo abbiamo anche quando facciamo Parsva Virasana, quindi la torsione in ginocchio. In questo caso, invece di essere seduta su una sedia, i miei glutei si accomodano direttamente sui talloni. Anche qui leggermente la codina, il coccige, che dir si voglia, continuiamo a spingerlo leggermente in avanti, proprio per allungare la zona lombosacrale, ma al tempo stesso allungare anche i lati del nostro busto. Ruotiamo indietro le spalle, inspiro. Ed espirando comincio a portare la mia mano sinistra all'esterno del ginocchio destro. E la mano destra in realtà è meglio che non si appoggi completamente a terra, perché nel momento in cui l'appoggiamo a terra, spesso vedo molti dei miei allievi che tendono a fare questo,
con conseguente risultato di avere parte del peso sulla mano destra e la colonna che non è più perpendicolare al tappetino, ma ci siamo spostati in una diagonale obliqua. Quindi potrebbe essere interessante utilizzare un supporto come un mattoncino alla prima o seconda altezza per entrare più correttamente nella torsione. E questa mano posteriore non si appoggia, ma in realtà ti spinge in avanti proprio per mantenere la tua colonna perpendicolare al tappetino. Spalle basse, lontane dalle orecchie, su una stessa linea. E ancora una volta, come prima, ogni volta che inspiro allungo la colonna e ogni volta che espiro ho spazio, svuotando ventre e polmoni, per entrare più in profondità nella mia torsione. Lo sguardo aiuta, ma non significa che dobbiamo buttare la testa. Spesso vedo anche alcuni dei miei allievi che nella torsione vanno un pochino così, no? La testa segue con lo sguardo, ma il mento rimane parallelo alla terra. Ed espirando ritorno, vediamola dall'altro lato. Quindi spingo leggermente la codina in avanti per allungare la zona lombosacrale, ruoto per bene indietro le spalle che rimarranno lì durante tutta la torsione e poi vado a portare in questo caso la mano destra all'esterno del ginocchio sinistro, polpastrelli della mano sinistra che si appoggiano sul mio mattoncino. Inspiro per allungare la colonna, espiro per entrare un pochino più in profondità. E in ogni respiro che faccio in una torsione del genere segue lo stesso principio, quindi nella fase inspiratoria allungherò la colonna e nella fase espiratoria invece cerco la profondità nella torsione. E ritorno al centro. Ottimo! Ci sono poi delle altre varianti, delle altre torsioni che possiamo fare sempre da seduti sul nostro tappetino. Una variante molto proposta, diciamo molto frequentemente nelle pratiche yoga, nelle lezioni di yoga, è accomodarsi su di un gluteo. In questo caso quindi mi vado a sedere sul mio gluteo destro, le ginocchia sono a terra, porterò la mano opposta, quindi la mano sinistra, all'esterno del mio ginocchio destro, ma come vedete il principio è sempre lo stesso, quindi spalle su una stessa linea, polpastrelli della mano destra indietro e qui mi apro nella mia torsione. Ve la faccio vedere anche da questo lato, quindi, cioè da dietro, quindi sono seduta sul mio gluteo destro e vado nella mia torsione, cercando però di mantenere sempre la colonna il più possibile perpendicolare al tappetino e le spalle, come dicevo, su una stessa linea. Ovviamente possiamo andare anche un pochino in più profondità in questa torsione, vediamola dall'altro lato. Quindi questa volta mi siedo sul mio gluteo sinistro, ho una caviglia una sopra l'altra, mano destra all'esterno del ginocchio sinistro e, come dicevo, polpastrelli della mano sinistra indietro. Se voglio andare un pochino più in profondità, posso andare a cercare con la mano destra, quindi la mano che sta al di là del mio ginocchio e mi aiuta con una piccola trazione nell'entrare più in profondità, posso andare ad afferrare il gomito del braccio sinistro e stare appunto nella mia torsione. Oppure viceversa, con la mano sinistra, questo è un pochino più impegnativo, vado a cercare il mio gomito, quindi posso ammorbidire un pochino il braccio per fare l'aggancio e poi ristendo tutto. Può capitare in questa torsione che magari non riusciamo a portare la mano destra proprio all'esterno del ginocchio sinistro e quindi possiamo posizionarla anche al centro e comunque lavorare correttamente sulla nostra torsione, mantenendo la colonna perpendicolare e le spalle appunto basse e lontane dalle orecchie. Infine, la torsione per eccellenza, di cui esiste anche un mio tutorial, di cui ti lascio il link qui sopra e sotto nell'info box, è Ardha Matsyendrasana. Allora, vediamo insieme un attimo Ardha Matsyendrasana un'ulteriore volta, seguendo questi principi che abbiamo studiato in questo tutorial. Quindi mi siedo al centro del mio tappetino, sentendo bene l'appoggio degli ischi a terra. Per sentire l'appoggio degli ischi a terra può essere sempre utile proprio spostare la carne nei nostri glutei per sentire proprio le ossa
dei glutei che spingono sul tappetino. A questo punto fletto la mia gamba destra, porterò il piede destro all'esterno della coscia sinistra, appoggiandolo bene a terra. In un primo momento, proprio per sistemare perpendicolarmente la mia colonna al tappetino, posso incrociare le dita delle mani sulla tibia destra ovviamente, ruoto indietro le spalle e questa trazione mi aiuta ad allungare la mia colonna. Ora cerchiamo di immaginare la nostra colonna come un palo intorno al quale avviene la nostra torsione, quindi la colonna non si sposta da lì, rimane proprio ben dritta come l'abbiamo sistemata. Piano piano andrò a portare la mia mano destra dietro, ma questa mano ha funzione di mantenermi dritta con la colonna, di mantenere questo palo, questo baricentro, questo palo centrale intorno al quale andremo a fare la trazione, la torsione. Quindi non mi butto con il peso indietro, ma questa mano mi aiuta a mantenere la linearità, la perpendicolarità. Quindi con il braccio opposto, prima opzione, e vi consiglio veramente di partire da qui perché questo vi permette di capire, anche se abbiamo un'ottima flessibilità, però vi permette di capire al meglio. Quindi con il braccio sinistro vado proprio ad abbracciare la mia coscia destra e anche qui creo una piccola trazione. Quindi mantengo questa trazione, mi permette di mantenere la colonna dritta, le spalle su una stessa linea e poi con lo sguardo posso andare a guardare oltre. Può essere utile anche in questo caso, se non arriviamo bene con la mano a terra, utilizzare un supporto, quindi un mattoncino, uno spessore, quello che avete a disposizione sotto la mano destra. Ripeto, proprio perché questa mano non deve portare peso, cioè non ci dobbiamo sbilanciare indietro, ma deve aiutarci a farci stare con la colonna il più possibile perpendicolare al tappetino. Vediamo la torsione dall'altro lato e vediamo anche la versione più avanzata con il bind. Quindi in questo caso eventualmente preparo anche il mattoncino dietro e per fare il bind, cioè inserire la mia mano all'interno della gamba flessa, posso utilizzare una corda yoga piegata in due o più parti e me la metterò dal lato in cui vado a fare la torsione. Quindi in questo caso fletto la mia gamba sinistra e porto per bene tutto il piede sinistro a terra. Ok, questa fase iniziale cerchiamo di farla con molta attenzione perché è da questa base che la nostra torsione avverrà al meglio, quindi cerco proprio di sistemarmi il meglio possibile. Il piede della gamba allungata è bello a martello, ruoto indietro le spalle e rientro il mento. Respiro qui e ascolto la posizione della mia colonna in questa posizione. Le mie spalle basse e lontane dalle orecchie. E so già che questo posizionamento di colonna e spalle sarà quello che dovrò mantenere anche durante la torsione. Quindi, inspirando, posso portare su il braccio sinistro e con i polpastrelli della mano sinistra cerco il mio supporto o la terra e continuo a spingermi in avanti per mantenere la colonna perpendicolare al tappetino. Inspirando, posso andare su con il braccio destro ed espirando in una fase morbida, quindi quando entriamo nella torsione entriamoci anche in maniera morbida, arrotondiamo anche un attimino la colonna, entro poi nella torsione e vado a risistemare bene tutto dritto per dritto. E se voglio fare il bind, se non arrivo con le mie braccia per tutta una serie di motivi che a volte possono essere anche fisiologici o comunque sia appunto di fisionomia, vado ad utilizzare una corda oppure se è possibile a corpo libero mi assicuro di afferrare bene con la mano destra e polso sinistro. Questo bind mi permette di abbassare bene la spalla sinistra e di spingermi un pochino in avanti per avere la colonna perpendicolare al tappetino. Respiro. Ed espirando sciolgo la posizione e ritorno. Allora, una cosa che mi piace anche sempre sottolineare a lezione e far presente ai miei allievi, che credo possa essere utile a tutti, è l'entrata nella torsione. Allora, una volta che abbiamo capito che la colonna deve rimanere bella allungata, quando entriamo in Ardha Matsyendrasana, portando proprio il gomito al di là della nostra coscia destra, è importante farlo nella fase ispiratoria e con un'attitudine corporea molto
morbida, perché se entriamo tesi nella posizione non riusciamo proprio a creare gli spazi. Quindi rivediamola un attimo da quest'altro lato. Quindi di nuovo incrocio le dita delle mani sulla tibia destra, ruoto indietro le spalle, inspiro, vado su e indietro con la mano destra o sul supporto o direttamente col passerelli a terra. Questa mano mi spinge in avanti. Ora io voglio entrare con il gomito al di là della mia coscia destra, quindi inspiro, allungo per allungare la colonna, come dicevamo all'inizio video, e poi espirando ammorbidisco, al limite arrotondo anche un pochino indietro per creare lo spazio necessario per entrare morbida nella mia torsione, e poi inspirando mi riapro, rifiorisco, mi riapro nella torsione. E poi sto rispettando tutti gli allineamenti. Quindi in una fase di espiro mi posso ammorbidire per entrare al meglio e poi inspirando mi riapro e rispetto l'allineamento della colonna perpendicolare e delle spalle parallele e su un'unica, su una stessa linea. Tutti questi tre semplici principi, quindi colonna allungata, spalle su una stessa linea, orecchie lontane dalle spalle, li potete riportare in tutte le varianti delle torsioni sedute, compresa la più semplice anche a gambe incrociate, quando andiamo a portare la mano destra al di là del nostro ginocchio sinistro, per esempio, e con la mano sinistra magari cerchiamo l'anca opposta o la poggiamo semplicemente dietro. Anche in questo caso la colonna è dritta, come se fosse un palo, e io lavoro con la fase espiratoria per entrare un pochino più in profondità nella mia torsione. Ok, bene, questo è tutto. Io spero che questo tutorial di approfondimento sia stato utile ai miei allievi, ma anche a chiunque aveva dei dubbi in merito agli allineamenti da tenere nelle torsioni seduti. Fatemi sapere se sì, lasciando un commento, un like qui sotto, condividendo questo video sui vostri social con altri yoghini. Come al solito vi ricordo che qui sotto nell'info box troverete il link a Ciao Yoga conto PayPal, quindi per inviare una piccola donazione a sostegno del mio canale, e se non volete utilizzare PayPal troverete la mia mail a cui potete iscrivermi e possiamo trovare insieme dei metodi alternativi per sostenere appunto il canale YouTube di Ciao Yoga. Io vi aspetto al mio prossimo tutorial. Intanto vi ringrazio infinitamente per aver seguito questo piccolo video di approfondimento. Ci vediamo presto. Namaste.